Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questo nuovo appuntamento con Studio One 4 affrontiamo per la prima volta la funzione Chord Track, un nuovissimo tool di arrangiamento introdotto con Studio One, ma che in questo caso viene semplificato ed espanso anche a livello audio, sia nelle tracce monofoniche sia nelle tracce polifoniche e stereo. Vediamo brevemente come funziona. La Chord Track, come la Ranger Track e la Marker Track, può essere attivata dal pulsante in alto a sinistra. Una volta aperta la traccia, possiamo iniziare a scrivere gli accordi manualmente utilizzando la finestra di creazione dell'accordo, oppure avendo la tastiera collegata, suonando semplicemente gli accordi ed averli già rappresentati nella parte alta della sezione. Una volta fatto questo, tutti i nostri file MIDI, ma anche i nostri file audio, seguiranno un nuovo tipo di stretching armonico, per cui cambieranno anche la disposizione dell'armonia interna al file audio. L'altra funzione molto interessante è quella del riconoscimento degli accordi inseriti all'interno della traccia. Sto utilizzando la base che ho già composto e ho necessità di estrarre gli accordi che ne fanno parte, per cui molto semplicemente la seleziono tutta e la trascino nella Chord Track. In questo modo tutte le sezioni verranno automaticamente scansionate e identificate. Abbiamo così la stesura completa di tutti gli accordi che fanno parte della base. Le stesse nomenclature vengono indicate anche nel file audio qualora noi entrassimo nell'editor e avessimo necessità di tagliarne alcune o modificare direttamente l'accordo nell'editor. Tutti gli editor che verranno aperti nella versione 4 di Studio One possono essere agganciati alla Ranger Track attraverso il pulsante Synchronize Editor to Arrangement. Ascoltiamo gli accordi. La minore settima, Re, Sol, eccetera eccetera. Per poter influenzare le variazioni armoniche all'interno del file audio dobbiamo agganciare la traccia audio alla Ranger Track attraverso la funzione Follow Chords. Sono a disposizione 5 tipi diversi di algoritmi in base agli strumenti che noi prendiamo in esame. Bisognerà sperimentarli, perché proprio in base al tipo di arrangiamento alcuni algoritmi avranno più efficacia di altri. Utilizziamo quello universale e modifichiamo ad esempio il La minore settima con un accordo estremo. Andiamo ad esempio in Do minore. Ovviamente la modifica avviene sul file stereo mix completo, per cui anche gli strumenti che normalmente non dovrebbero essere pitchati subiscono questa variazione, come ad esempio le batterie e le percussioni. Ma una volta estratta tutta la sequenza armonica della nostra base, possiamo applicare il principio della Chord Track sulle tracce separate che fanno parte dell'arrangiamento. Chiudiamo l'edit, chiudiamo la base e apriamo le tracce singole che fanno parte dell'arrangiamento che abbiamo appena ascoltato. Chitarre, batteria, andiamo in play ed ascoltiamo. Intro, ovviamente le tracce ora seguono gli accordi che sono stati identificati dal master. Dobbiamo ora collegare, quindi linkare, le tracce armoniche alla nostra Chord Track. Partiamo dalle chitarre, selezioniamole tutte e scegliamo il Follow Chords universale. Stesso discorso verrà applicato al basso e al pianoforte, per cui basso, scegliamo l'algoritmo del basso, i pad, scegliamo quello universale, il pianoforte seguirà quello universale anch'esso. Per cui in questo momento abbiamo tutte le tracce armoniche collegate alla Chord Track tranne quelle percussive. Facciamo sempre una variazione estrema da La minore settima a Fa minore, ad esempio, e andiamo in play. Come ascoltiamo, la variazione viene eseguita in maniera assolutamente perfetta, tranne magari per il tipo di composizione di accordo. Infatti, nel momento in cui noi scegliamo un accordo, normalmente viene scritto nella posizione fondamentale.
potrebbe essere necessario modificarlo per avere per esempio dei rivolti che siano più armonicamente legati nell'accordo variazione, potendo quindi cambiare anche la tonica in base alla nota di basso. In questo caso potremmo avere Fa minore settima con il basso di La, o aggiungere successive variazioni cliccando sulla tastiera qui in basso. In alternativa suonare l'accordo direttamente dalla tastiera esterna MIDI. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e le finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate poi di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!